Scusatemi anche un po' l'eccentricità di questo intervento, perché ci ho riflettuto un attimo e penso, anche sentendo adesso l'intervento di Gianclaudio Bressa, che bisognerebbe incominciare a guardare i processi per quelli che sono, provando anche ad aprire un confronto tra di noi molto vero, poco legato, diciamo, a diplomazie di qualsiasi tipo. Diciamo la verità, il tavolo degli impegni del prossimo governo è già apparecchiato con tanto di menù. Si può aggiungere un po' di basilico se vince il centro-sinistra, un po' di prezzemolo se vince il centro-destra. Così parlò non Zarathustra, ma Eugenio Scalfari in compagnia di Paolo Mieli, convinto anche lui della necessità della dieta proposta dal fondatore di Repubblica. I due, ospiti della Gruber, che era molto accondiscendente a questa ipotesi, erano divisi solo sulla scelta del cuoco. La metafora non inganni, perché io vengo da una tradizione antica, qualcuno l'ho intravisto qui di quella tradizione, siamo lontani anni luce dalla cuoca capo dello Stato di leniniana memoria. Qui si tratta di chef come Mario Monti. Scalfari infatti ha detto chi meglio di lui, visto che bisogna rispettare la sua agenda, o di giovani aspiranti tali che ripropongono gli stessi ingredienti liberisti serviti con soave e giovanile creatività. Tesi sostenute da Paolo Mieli. Per quanto apprezzi i profumi e le colture, oltre che le culture mediterranee che Jean-Claude Dissot ci ha fatto amare in questi anni, dubito che aggiungendo un po' di basilico riusciremo a convincere i giovani inoccupati, i lavoratori espulsi dalle fabbriche, gli esodati e i precari a votare per il centro-sinistra. E temo che le destre non si limiteranno al prezzemolo, ma condiranno la loro proposta politica con il peperoncino del populismo antieuropeo e della xenofobia nazionalistica. Tecnocrazia e populismo, si sa, si autoalimentano in maniera complementare, svuotando di senso la democrazia reale. E se la politica smette di essere scelta, opzione alternativa, è destinata a perire essa stessa. La tragedia greca è sotto gli occhi di tutti, l'accettazione passiva ed indistinta del memorandum di lacrime e sangue ha distrutto il PASOK e ha portato al governo greco i veri responsabili del disastro economico e finanziario, la destra di Samaras. I cultori dell'ineluttabilità delle politiche restrittive e recessive, lo dico perché guardo anche nel mio campo, non ho, per una sorta di eterogenesi dei fini, sembrano dislocarsi anche sul fronte sinistro più lontano. Le critiche ad una possibile alternativa di governo, che magari sia culturalmente, ambientalmente, socialmente qualificate, vengono anche da chi colloca la rifondazione della sinistra in un tempo molto più lontano, tempi migliori, che possono mettere al riparo la palingenesi della sinistra dalle angustie di questa drammatica fase sociale e dalle indicibili sofferenze della gran parte del nostro popolo. Un po' come i monaci amanuensi di tanti secoli fa con le sacre scritture. La sinistra che verrà, parlo per me, sarà quella che avrà attraversato questa fase indicando una prospettiva per l'Italia e per l'Europa. Se si mimetizza con il liberismo o si sottrae dal governo complesso e drammatico di questa crisi, semplicemente scompare per la sua irrilevanza. Le politiche di rigore stanno aumentando i fattori di diseguaglianza nel nostro paese e in Europa stanno facendo aumentare le distanze. Guardate, non sto dando un'interpretazione, sono dati sotto gli occhi di tutti. Le distanze tra paesi forti e quelli dell'area mediterranea. Il nostro debito è cresciuto in termini assoluti e in termini relativi. La situazione sociale ed ambientale è già al degrado. Lo strapotere dei mercati finanziari non trova ostacoli se non in alcuni interventi della BCE che suppliscono quello di autorità politiche dell'Unione. Ma sono interventi largamente insufficienti, non risolutivi e molto onerosi per gli stati che dovessero chiedere un qualche aiuto finanziario. Qualcuno di voi, dalle colonne dell'Unità, ha spiegato con condivisibili ragioni economiche, almeno condivisibili per me, anche sociali,
il perché l'Italia non debba far ricorso al Fondo Salva Stati. A queste ragioni io aggiungerei ragioni politiche e di tenuta democratica. I vincoli imposti renderebbero impraticabili le politiche di alternative economiche di sviluppo sostenibile. La crisi finanziaria, secondo me, è stata artificialmente trasformata in una crisi del debito. Non che questo non sia un problema, ma stiamo parlando di due cose distinte. E io penso che si è colta l'occasione per una ristrutturazione in una diversa gerarchia dei poteri in Italia. Questa discussione è rimossa dalla dimensione pubblica ed è occupata da una sorta di nuovo pensiero unico che trova, ahimè, anche qualche sponda nel centro-sinistra. Eppure in Europa le cose stanno diversamente. Io non mi riferisco solo all'esperienza francese, pur tra difficoltà visti gli attuali rapporti di forza dell'Unione, ma anche al dibattito che si è aperto in Germania. Il filosofo Jürgen Habermas, in collaborazione con colleghi e con un economista, Peter Bofinger, su sollecitazione del segretario del Partito Socialdemocratico, Sigmar Gabriel, ha offerto un contributo programmatico che parte da un'aspra critica del comportamento del governo tedesco nella gestione della crisi europea. Questa critica parla esplicitamente di superare il nazionalismo, di superare la subalternità ai mercati finanziari e di abbandonare la democrazia di facciata per affrontare il tema di uno sviluppo che valorizzi e rinnovi diritti sociali e diritti civili, in grado di ricostruire una nuova identità europea. Un New Deal continentale in cui la valorizzazione dell'ambiente e del lavoro siano i cardini del nuovo legame sociale e culturale. Io chiedo, lo dico a voi proprio con passione, si può discutere di questo anche in Italia abbandonando provincialismi e bassezze? Le primarie di coalizione possono diventare il racconto di un progetto per il paese reale con i suoi conflitti? Oggi, guardiamo le cose come stanno, rischiano di essere solo un posizionamento autoreferenziale, lo dico senza, guardo i processi, del gruppo dirigente del Partito Democratico, tra candidature plurime e veti, veri o presunti tali nei confronti della sinistra che fa riferimento a noi. Tra l'altro, tacciare qui mi viene facile, perché tacciare qui, diciamo, noi di incapacità di governo è osè, perché qui si dimostra che si può essere di sinistra, si può governare, lo ha dimostrato anche l'intervento di prima dell'assessore regionale, anche con grandi capacità. Aggiungo solo un piccolo dato ai tanti, che la Puglia, lo dicono in pochi, ma io queste statistiche non le ho ricevute per via preferenziale dal Presidente della Regione, è l'unica regione, dati Istat alla mano, l'unica, sole 24 ore, che ha 55.000 nuovi occupati in una dimensione drammatica di crisi, pur con una vicenda di qui a pochi chilometri in cui lavoro e ambiente tentano di essere separati. Così stanno le cose. Allora, io penso che noi dobbiamo evitare un gioco di rimbalzo che agita il palazzo e non incrocia sentimenti e bisogni della società. Fuori del reality, il lavoro, per poter essere visto, o si inabissa nelle viscere della terra o si erge su pennoni alti decine di metri. Allora, io sono totalmente d'accordo sul ragionamento che faceva qui Gian Claudio Bressa sulla legge elettorale. È ovvio che se c'è quella legge che viene prospettata, dal nostro punto di vista le primarie hanno ben poco senso, come ovvio. Non so se questo sia un bene o un male, perché le primarie sono state un valore aggiunto nel processo democratico di questo Paese. Oggi, certo, purtroppo non stiamo dando una bella prova di noi dentro questa dinamica, ma il punto è che trovo, tu hai avuto parole gentili nei confronti di un tuo potenziale alleato, ma la verità è che la legge che hai disegnato, Gian Claudio, per parlarci di cose concrete e non prenderci in giro tutti quanti, disegna esattamente la centralità di quel partito che vuole mantenere un'equidistanza tra centrodestra e centrosinistra per poter avere le mani libere e governare con chi meglio si prospetta dopo. Questa è la verità. E la verità nuda e cruda, purtroppo. Tant'è che insiste sulle preferenze, qualcuno provi a vedere, non voglio fare accuse di alcun tipo, il personale politico che esiste in Calabria, che esiste in alcune realtà meridionali, diciamo
per ovvie ragioni, con le preferenze si moltiplicano i potentati, di fronte al degrado morale del paese, di fronte allo spreco del denaro pubblico che abbiamo visto in tante regioni d'Italia, guarda caso quella regione governata anche dal partito di cui stiamo parlando, su cui non sto dicendo questa cosa a fini di, sto cercando di dire che c'è un interesse politico che noi dobbiamo guardare fino in fondo, perché gli stessi del Porcellum, parlando come parli tu con alcuni di loro, dicono: noi dobbiamo cambiare il Porcellum, perché ieri quando eravamo maggioranza potevamo contare sul 55% dei parlamentari, oggi che non siamo maggioranza, ma volete che noi dividiamo il 45% dei parlamentari con Grillo, con il PDL, con la Lega? Quindi il tema è sempre lo stesso. Noi vogliamo cambiare questa legge, ma la vogliamo cambiare in senso coalizionale, dando una pluralità di rappresentanza, facendo vedere il volto delle persone nei collegi e sfidando apertamente su questo terreno. Come sai, avevamo fatto anche raccolto le firme su un referendum su questo terreno. Ora, qui si tratta qui di definire una battaglia politica. La legge che hai descritto è la legge che ha un solo modello in Europa, la Grecia, per con un tasso di ingovernabilità molto forte, e ha un solo sbocco, che è lo sbocco auspicato da Scalfari e da Paolo Mieli. Io mi permetto di dire che, come sanno bene anche loro, la tradizione culinaria italiana è ricca e varia, è giunta l'ora di cambiare il menù ai cuochi.